Sta andando. Ciao a tutti ragazzi, ho deciso di fare questa serie di video per documentare un po' la mia quarantena, che possa servire magari ai posteri per conoscere un po' com'è andata questa quarantena, che cosa facevamo durante la quarantena e cose così, sperando che comunque dopo tutto questo ci sia ancora l'umanità. Comunque, e per adesso sono fiducioso, la TV ci dà belle notizie, la polizia ci porta spesso dei viveri, e quindi non siamo mai senza. Mi intratterrò leggendo, guardando film, e sperando che non sia troppo lunga questa reclusione, diciamo. Sembra che anche il resto della popolazione l'abbia presa abbastanza bene, tranquilla. E si passa più tempo in famiglia, si passa più tempo con i figli, quindi per adesso va tutto bene e secondo me andrà tutto bene. Andrà tutto bene, vedrete, andrà tutto bene. Eccoci qua. Allora, consigli di lettura per la quarantena. Allora, sono passati un po' di giorni, non avendo proprio nient'altro da fare, e ho letto questi tre libri. Uno è L'occhio del male di Stephen King, uno è Mantide di Richard Laplante e Il delitto della terza luna di Thomas Harris. Batteria scarica. Eccoci qua, siamo al giorno 21 e la situazione sta diventando preoccupante. L'altro giorno stavo girando il video e mi si è scaricato il telefono, non ho neanche potuto ricaricarlo perché mi sono accorto che c'è stato un blackout che è durato alcune ore. Nei giorni sono continuati questi blackout, alcune volte duravano dei minuti, altre delle ore. Non ci sto capendo più niente. Spero davvero che ci diano ulteriori informazioni su quello che sta succedendo, perché sto cominciando a preoccuparmi. E non ho neanche più voglia di fare questi video, volevo farvi dei video consigli, però non sono proprio dell'umore. L'importante è la salute, però, e per adesso sto ancora bene e spero di stare bene fino a quando non ci faranno uscire di nuovo e fin quando sarà tutto debellato. Per adesso è tutto. Ciao ragazzi. Ho appena sentito il telegiornale, ma la situazione sta degenerando. Ma cosa sta succedendo? Cioè, i contagi sono triplicati, ma cosa sta succedendo? Cioè, non ci si può più fidare di nessuno, non si può più andare in nessun luogo. Cioè, niente, non si può fare più niente. In giro c'è il panico, e lo capisco. Spero davvero che trovino una soluzione al più presto, perché sennò qui siamo davvero rovinati. Eccoci qua. Le cose sono degenerate. Io non ci sto capendo più niente. L'altro giorno ho sentito delle urla in strada, ambulanze, ancora adesso si sente il vociare delle persone in strada. Non ho neanche il coraggio di controllare. Per di più in TV non dicono niente. Questo mi fa preoccupare, io non capisco, ma cosa state aspettando a dirci quello che sta succedendo davvero? Ho anche paura di aver preso qualcosa anch'io, non so come avrei potuto fare. Però sì, ho qualche sintomo anch'io e per di più la corrente non è ancora tornata, c'è stato un blackout 3 giorni fa. Quindi devo fare video brevi per risparmiare batteria il più possibile. Però voglio che sappiate quello che sta succedendo. Voglio che sappiate la verità.
perché io quello che sto sentendo, quello che sto avvertendo, quello che penso, non è una cazzata, non è una cazzata. Per il momento è tutto, cerco di tenervi aggiornati quando avrò occasione. Mi sembra normale. Sono 5 giorni che non passano a rifornirci di cibo. Mi sono dovuto trovare costretto a pesare fagiolo, per razionalizzare tutto. Spero che tutto finisca presto, perché ho fame. Tipo quarantena e tutto. Oggi dovrebbe essere il giorno 49. O 47. Sto perdendo il conto, sto perdendo il senno. Secondo me, come hanno fatto un po' tutti. Intorno a me anche, non sento più i vicini. Non sento più nessuno. Non ho neanche più informazioni sul mondo esterno. La corrente va e viene, internet non funziona più. Per quanto mi riguarda, potrebbero essere morti tutti. Potrei essere l'ultimo sopravvissuto. Cercherò di tenere duro fin quando potrò restare lucido. Anche se è un po' difficile. È un po' difficile. Intanto, da TV Quarantena è tutto. Sentite anche voi. Ci siete? Oggi dovrebbe essere il giorno 65, più o meno.
ancora? Comunicazione. È finita. È tutto finito. Non c'è più niente da fare. Attenzione, annuncio importante per i cittadini. Si avvisa la popolazione che il capo del governo ha annunciato ufficialmente la fine della pandemia e quindi, con effetto immediato, tutti i cittadini da ora sono liberi di uscire e tornare alle proprie vite. Seguiranno altri comunicati nei prossimi giorni.